Per la nostra sicurezza la legge prevede strade di accesso alle scuole sicure, marciapiedi per la sicurezza pedonale, segnaletica orizzontale e verticale di sicurezza, dissuasori di velocità, attraversamenti pedonali adeguati, sorveglianza all'ingresso e all'uscita, da 1,80 a 1,96 metri quadrati di spazio per studente, 3 metri di altezza minima nell'aula, 1,20 di larghezza nella porta, l'apertura delle porte in favore dell'esodo, scale di sicurezza esterne. Siamo pronti a verificare. Attraverso la scheda operativa 1 e 2 verifichiamo le strade di accesso alla nostra scuola, la presenza o meno della segnaletica e le caratteristiche delle strade d'accesso, la presenza o meno di aree pedonali e attraversamenti pedonali protetti. Verifichiamo inoltre la presenza o meno di dissuasori di velocità e la vigilanza negli orari di entrata e uscita dalla scuola. La scheda operativa numero 3 focalizza la nostra attenzione all'interno della scuola e in particolare all'interno della nostra aula e negli spazi comuni. Verifichiamo le caratteristiche generali dell'aula, le dimensioni, le tipologie di porte, le caratteristiche delle uscite di sicurezza, le scale di sicurezza esterne, le attrezzature di sicurezza, i dispositivi DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale. Attraverso la scheda operativa 4 e 5 focalizziamo la nostra attenzione sui nostri atteggiamenti e comportamenti in rapporto al luogo in cui ci troviamo. Nella scheda 4 verifichiamo i comportamenti in aula di Pier Giorgio pericolosi e nella scheda 5 gli atteggiamenti nei luoghi comuni, atrio, corridoi e scale. Vito ha svelato l'invisibile, l'ha reso visibile, perché quello che prima restava nella nebbia, perché i crolli avvenivano di notte, non c'erano feriti, e quindi per quanto le istituzioni sapessero queste cose, ma sì, non c'è stato ferito, continuiamo a lavorare così, burocrazia, scarichiamo moduli da internet e questo è sicurezza. No, un colpo di vento ha fatto crollare un controsoffitto, dove sono state lasciate delle macerie, per risparmiare come al solito 1 milione delle vecchie lire, 500 euro oggi, mio figlio non c'è più per un risparmio di 500 euro, ha reso questo visibile, non è stato il vento, anche se all'inizio volevano dare la colpa al vento, mettere in prigione il vento, no. Ora che è tutto alla luce degli occhi, ora come persone come l'onorevole D'Ottavio, l'onorevole Davide Mattiello si sono resi conto che sono stati toccati dalla storia di Vito, non si può morire a scuola. L'unico rischio che uno studente dovrebbe correre a scuola è un'interrogazione a sorpresa o una fidanzata che ti lascia e quindi ti metti a piangere.